Bene, direi che possiamo cominciare. Allora, il webinar inizia alle 9.30, chiamo il dottor Guido Bolatto per l'apertura dei lavori sul palco e buon lavoro a tutti. Grazie, benvenuti a tutti alla presentazione della 11ª edizione dell'Osservatorio dei Confidi Italiani di Torino Finanza. Quest'anno siamo in un formato inedito, siamo in video, tutti collegati, però direi che forse proprio queste modalità facilitano la connessione di chi magari aveva problemi a spostarsi nella giornata in cui si svolgeva la presentazione, e comunque il successo di questa presentazione è garantito dal numero dei partecipanti. Ad oggi, in questo momento, sono 122, 124 i connessi, per cui direi, come al solito, un evento che per addetti ai lavori, ma che ha il suo perché e il suo successo. Io ricordo che il Comitato Torino Finanza nasce all'interno della Camera di Commercio di Torino come luogo per far incontrare diciamo il mondo finanziario e le aziende, le imprese, e fare studi e analisi appunto del rapporto banca-imprese. In particolare, questo dell'Osservatorio dei Confidi è oramai un prodotto che si è affermato a livello italiano ed è negli anni è diventato un punto di riferimento sul mercato delle garanzie e più in generale su quello del credito alle piccole e medie imprese. Siamo orgogliosi del rapporto tra il nostro comitato e i principali attori istituzionali sul mercato, che anche quest'anno sono qui tra di noi, e li ringrazio tutti per partecipare all'incontro di oggi, e ringrazio anche i tre ricercatori che hanno realizzato lo studio: Diego Bolognese, Claudio Dauria e Salvatore Vescina, che presenteranno un set di indicatori per la valutazione dei confidi in grado di ricalcare anche il nuovo sistema di valutazione introdotto dal fondo di garanzia sulla falsariga della proposta già fatta 3 anni fa dal nostro osservatorio per la valutazione dell'accountability dei confidi maggiori e minori. Anticipo alcuni dati, perché questo vuole essere un po' più di un semplice saluto istituzionale, e anche per cercare di, come dire, buttare benzina sul fuoco della discussione che ci sarà sicuramente dopo. Il mondo dei confidi vive una stagione particolare. Diciamo che lo studio fotografa una situazione in cui i confidi limitano sostanzialmente la propria operatività, creando risultati economici negativi, cioè pian piano si stanno consumando il patrimonio, con alla vista il collasso a medio-lungo termine. Nel breve periodo a farne le spese di tutto questo ovviamente sono le piccole e medie imprese, che perdono il supporto dei confidi nell'accesso al credito. Lancio subito, però, detto che poi i ricercatori entreranno nel dettaglio di questo scenario con numeri e analisi ben più approfondite di quello che è soltanto un flash che ho dato, lancio però subito un tema: come il contesto della crisi che stiamo vivendo e soprattutto le misure intraprese dal governo possono cambiare questo scenario, nel senso se i confidi potranno essere in questa fase interlocutori nell'accesso al credito delle piccolissime imprese che non, eventualmente non dovessero essere supportati dalle proprie banche, e come appunto possono essere, come se possono essere ancora uno strumento per l'aiuto alle piccole e medie imprese, oppure se a maggior ragione, perché questi strumenti messi in piedi dal governo
vanno direttamente sul fondo di garanzia, invece non dovessero decretare la fine dei confidi come intermediari, perché saranno le banche che si stanno ampiamente accreditando su tutti i tavoli come l'interlocutore delle piccole e medie imprese che hanno bisogno di credito in questa fase difficile. Credo che lo scenario che abbiamo davanti sia sfidante, non ancora chiaro in tutti i suoi aspetti, non ancora delineato, anzi per nulla delineato nelle sue conseguenze, ma sarà sicuramente uno scenario complicato in cui appunto il tema del dibattito di oggi potrebbe anche essere, oltre a quello dell'analisi dei bilanci passati, come questo scenario influenzerà la vita dei confidi. Io ringrazio ancora tutti i partecipanti per aver accolto l'invito di Camera di Commercio di Torino e di Torino Finanza a partecipare alla discussione di oggi, e passo io la parola al dottor Rambaldi, che è il presidente del Comitato Torino Finanza, che appunto ha finanziato e ha curato in particolare questa ricerca. Grazie e buon lavoro a tutti. Signore e signori, buongiorno. Quest'anno la presentazione del rapporto sull'Osservatorio dei Confidi di Torino Finanza in materiale avviene via webinar. Costretti come siamo da questa emergenza Covid-19, imprevista, imprevedibile, che impatta oltre che sulla salute, anche sull'economia reale, impatta sulla finanza e sulla società italiana, costringendoci tutti quanti a una domanda: cosa si può fare in più in concreto per rispondere a questa sfida? Questa domanda ce la siamo posta anche in coerenza con l'intervento di Mario Draghi, che è stato pubblicato sul Financial Times il 25 marzo scorso, dove proprio diceva: pur avendo diversi paesi europei strutture industriali e finanziarie differenti, l'unica strada efficace per raggiungere immediatamente ogni piega dell'economia è quella di mobilitare pienamente i loro interi sistemi finanziari. Allora, credo che il senso proprio del rapporto di quest'anno e soprattutto delle presentazioni e delle discussioni che interverranno successivamente è quello di offrire elementi, di offrire spunti, non solo e non tanto sul ruolo che hanno svolto i confidi a livello prospettico, ma anche sul loro potenziale, su cosa si può fare e possono fare i confidi per essere mobilitati pienamente a fianco del sistema bancario e a supporto delle micro e piccole imprese. Per questo abbiamo deciso come comitato di non rinviare questo convegno in attesa di tempi migliori. Questo è il momento importante dove deve essere trattato questo tema, che da anni è al centro del nostro osservatorio con le nostre analisi quantitative, ma non solo, anche con i nostri contributi intellettuali che hanno proposto degli spunti che sono poi stati raccolti anche nelle politiche pubbliche. Quindi il convegno quest'anno non ha solo un'analisi strutturale, ma entra nel merito degli aspetti congiunturali che ci troviamo a vivere. Volevo tracciarvi un attimo il programma di oggi. Il primo intervento in programma è quello del dottor Finaldi Russo, dei servizi stabilità finanziario della Banca d'Italia, che quindi ci darà un quadro aggiornato prospettico delle dinamiche del credito alle piccole e medie imprese e micro imprese, destinatarie come le grandi imprese dei decreti legge Cura Italia e liquidità. Su questi provvedimenti torneremo anche nell'ultima sessione, a cui parteciperanno esponenti dell'associazionismo dei confidi e delle istituzioni. Il dottor Bolognese invece darà parte a quello che è un po' stato il core principale, ovvero lo studio sui dati di bilancio dei confidi al 31 dicembre 2018. Quest'anno c'è una grande novità: il set di indicatori utilizzato per misurare la performance dei singoli confidi corrisponde in buona misura a quello per l'accreditamento dei garanti autorizzati dal fondo di garanzia per le PMI,
che a sua volta è stato sviluppato perfezionando una proposta che era nata proprio nel nostro osservatorio, tesa a potenziare gli schemi di bilancio variati dalla Banca d'Italia nel 2016. L'avvocato Vescina, a cui va il mio ringraziamento per il contributo che ha dato, oltre che nelle analisi della sua parte, anche per l'organizzazione complessiva anche dell'evento di oggi, e il dottor Ria presenteranno la nuova proposta dell'osservatorio, che è tesa a mobilitare pienamente i confini nel contrasto alla spirale recessiva. Non tutti i confidi sono allo stesso livello, quindi il suggerimento per il policy maker è di proporzionare l'ampliamento del loro perimetro di azione alla verifica della sussistenza di specifiche condizioni abilitanti. Questa proposta viene formulata anche come un disegno di legge, ma resta fermo che questo è un semplice contributo di idee che Torino Finanze si limita a consegnare ai lettori del rapporto affinché se lo ritengono sia da loro migliorato e veicolato nelle sedi competenti. Il dottor Lopez modererà una tavola rotonda su un tema cruciale, del quale forse si discute troppo poco. Il razionamento del credito è un fenomeno che l'intelligenza artificiale e Big Data paradossalmente sembrano aver acutizzato sulle imprese di minori dimensioni, quelle che possiamo chiamare digitalmente opache. I professori Ferri e Erzegovesi e l'ingegner Ciprian ci parleranno di come, non contro, bensì sfruttando meglio le tecnologie, i confidi possono accrescere il loro contributo di intelligenza nei processi di selezione delle imprese prenditrici, sia come garanti, sia direttamente come erogatori di credito. Infine assisteremo a un momento di confronto più esteso sui temi del convegno con il dottor Dotta, la dottoressa Visconti, presidenti di Asso Confidi e di Asso 112, con il dottor Paglietti dell'organismo Confidi Minori, con la dottoressa Fontana dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, con il dottor Bronzino del Ministero dello Sviluppo Economico, che tra l'altro è anche presidente del Consiglio di Gestione del Fondo di Garanzia per le PMI, e con il dottor D'Amico del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e Finanze. Buon ascolto e buona riflessione a ciascuno di noi. Credo sia il turno del dottor Bolognesi. Dottor Paolo Finaldi Russo, eccolo qui con noi. Eccolo, scusate.